Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Nella puntata precedente abbiamo visto come scegliere le partite e come giocare la nostra schedina. Adesso continuiamo con il nostro gioco andando a vedere i risultati della nostra prima schedina. Andiamo sulla tabella dove avevamo riportato tutti i dati della nostra prima schedina in modo tale da avere in automatico il calcolo dei ricavi. La nostra prima schedina era Arsenal Derby Country. Andiamo su diretta per vedere il risultato. Ecco qua, Arsenal Derby Country è finita 5-0. Dunque la nostra prima partita l'abbiamo presa e mettiamo ok. La seconda è la Football Club, una partita della Romania. Ritorniamo su diretta, andiamo su Romania e vediamo che ha vinto 2-0 e abbiamo preso anche la seconda. Ritorniamo alla tabella e segniamo ok. La nostra terza partita era Aston Villa Wolverhampton, sempre una partita inglese. Ritorniamo a diretta, Aston Villa Wolves, finita 1-0 ed abbiamo preso la nostra terza partita. Ritorniamo alla tabella e facciamo ok. L'altra partita, una partita della Germania di Serie B, Hamburgo contro Magdeburg. Andiamo a diretta, Germania, Hamburgo, finita 1-2. Abbiamo preso anche la quarta. Andiamo in tabella, segniamo ok. Ci rimane Deportivo Riesta, una squadra argentina, Primera B. Andiamo su diretta, Argentina, apriamo, vediamo un po'. Deportivo Riesta contro All Boys, ha perso 0-1. Noi avevamo segna casa, dunque questa partita l'abbiamo persa. Cancelliamo questo risultato. Praticamente dai 5,86 che dovevamo prendere prendiamo soltanto 4 quote e dunque in totale 4,64 euro. Nella prima colonna abbiamo inserito la squadra di casa, giusto come riferimento della nostra partita. Qui nella seconda colonna abbiamo riportato gli importi che abbiamo giocato per in singola, dunque 5 importi da 1 euro per un totale di 5 euro. Qui abbiamo riportato le quote delle singole partite, mentre nella quarta abbiamo riportato le quote delle partite che sono risultate vincenti. Qui ne abbiamo ottenute 4, tranne una che l'abbiamo persa, per un totale di 4,64 euro. Meno i 5 euro che abbiamo giocato, il nostro totale praticamente è meno 0,36. Noi in questa schedina, perdendo una sola partita, abbiamo perso 36 centesimi. Come perdita precedente non avevamo niente, dunque di conseguenza abbiamo perso 36 centesimi. Qui praticamente andremo ad inserire tutte le nostre perdite e qui tutti i nostri guadagni. Questi sono praticamente i totali delle perdite e i totali del guadagno. Infine aggiungiamo una nuova tabella per la nostra schedina successiva. Adesso non ci resta che scegliere le nostre prossime partite e riportarle nella nuova schedina. Andiamo sul palinsesto, selezioniamo i nostri segnacasa e iniziamo a scegliere le nostre quote. Abbiamo questa partita della Tunisia
che quota a 1,12. Abbiamo questa partita della Romania a 1,12, questa partita della Polonia a 1,12, questa partita della Germania a 1,14, infine questa partita del Brasile a 1,22. E la riportiamo in tabella a 1,22. Riportato in tabella le nostre partite, adesso dobbiamo calcolare gli importi da giocare per la nostra nuova schedina. Qua in basso a destra ho abbozzato un piccolo esempio per capire quanto vado a giocare e cosa vado a guadagnare. In questo esempio io gioco 1 euro in singola per un totale di 5 euro. Questo calcolo di incasso è ricavato con 5 quote a 1,15 per un guadagno di 75 centesimi. Durante le mie giocate, per poter calcolare velocemente quanto devo giocare per recuperare una certa somma, devo moltiplicare la somma che sto perdendo per 1,35. Infatti, prendendo la calcolatrice, se io moltiplico 0,75 per 1,35 mi dà come somma 1. Dunque io devo giocare 1 euro per recuperare 75 centesimi. Io praticamente nella schedina precedente sto perdendo 36 centesimi. Dunque io devo giocare un importo per recuperare i miei 36 centesimi. A ogni scommessa chiusa voglio guadagnare 1 euro più 36 centesimi che devo recuperare, sono in totale 1,36 euro. Per 1,35, che è il fattore di calcolo per calcolarmi la somma che devo giocare, uguale 1,80 euro. Arrotondiamo a 2 euro. Io andrò a giocare 2 euro in singola per incassare 11,44 euro, meno 10 euro di giocata sono 1,44 euro, meno i 36 centesimi che stavo perdendo, alla fine guadagnerò 1,08 euro. A questo punto posso giocare la mia schedina. Nella prossima puntata vedremo i risultati delle partite, riporteremo i valori in tabella e calcoleremo gli eventuali recuperi per la nostra terza schedina. Per il momento questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!